una diffusione di arte cosiddetta in centri minori, che generalmente non si considerano più di tanto. Noi siamo abituati alle grandi mete, quelle più pubblicizzate molto spesso, perché un po' la nostra civiltà è tutta sempre portata all'eccezionale, no? Ad aggettivare tutto come tutto debba essere sempre fuori dal normale, no? Bensì, al contrario, avete tutta una provincia italiana, e la nostra è particolarmente significativa a questo proposito, che è densissima di testimonianze. Quindi questo sentiero unirebbe varie cose, secondo me, proprio il viaggio all'interno di se stessi nel confronto proprio con gli uomini di altre epoche, uomini che hanno avuto comunque l'esigenza di andare, e dall'altra parte capire cos'è proprio la testimonianza storico-artistica dei piccoli centri, delle piccole tappe, nella speranza che appunto il nuovo governo sia in grado di dare, sia per quanto riguarda la cultura che per quanto riguarda l'istruzione, una valorizzazione di tutto il patrimonio storico-artistico italiano. Quindi cerchiamo di esserne tutti testimoni anche sul sentiero passato. Grazie. Grazie.